Settimana decisiva per le infrastrutture di Capitanata. Martedì la Regione Puglia chiuderà finalmente la lunga vertenza sull'aeroporto Gino Lisa, così come ci ha anticipato ai nostri microfoni l'assessore Raffaele Piemontese. Sì, sul Gino Lisa presenteremo una delibera di giunta nella prossima riunione di martedì e poi comunicheremo ai cittadini foggiani il contenuto, quello che naturalmente posso dire che abbiamo lavorato tra Bari e Bruxelles per fare in modo che noi si possa finanziare al 100% il potenziamento dell'aeroporto foggiano. Novità anche sui binari, sulla tratta ferroviaria Foggia-Napoli, i lavori proseguono con l'apertura di nuovi cantieri. Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario alle infrastrutture. Abbiamo completato la conferenza dei servizi del terzo e quarto lotto, il quarto riguarda esattamente la tratta Apice Orsara di Puglia, che è anche il più costoso e il più difficile, e abbiamo fatto il 21 la conferenza di servizi del quarto lotto. Dovremmo chiudere come per legge nei 90 giorni, dopodiché si fanno le gare. E De Caro annuncia il progetto relativo alla seconda stazione ferroviaria di Foggia. La nuova stazione ferroviaria di Foggia, per fare anche la parte passeggeri dove c'è la parte merci, quello sì, quello si farà. Quando? Rapidamente, basta fare un binario, non è molto complicato.